Anche oggi nuovi arrivi, oltre 600 migranti che vengono scaricati sul territorio sardo, senza capire quali sono i criteri, quali sono i numeri complessivi, dove stiamo andando, sino a che punto arriveremo, senza essere in grado di assicurare a questa gente, a questi esseri umani, un'assistenza adeguata e un'accoglienza adeguata, e lasciando che le uniche forme di accoglienza e di sostegno siano tutte sulle spalle del volontariato e delle forze di non accoglienza, perché l'accoglienza è una cosa diversa, l'accoglienza è anche solidarietà e noi siamo per la solidarietà, ciascuno di noi in coscienza opera sulla base di questi criteri, di questi canoni e non abbiamo niente da farci insegnare da nessuno. Ma siamo convinti del fatto che l'accoglienza è altra cosa. L'accoglienza è avere la possibilità di mandare queste persone in strutture adeguate, l'accoglienza è la possibilità di assicurare a queste persone un futuro, un sostegno, l'accoglienza è la possibilità di assicurare a queste persone la meta che desiderano. Nessuna di queste cose banali, semplici che ho richiamato viene soddisfatta da questo sistema d'accoglienza. Tutto questo è semplicemente qualcosa di barbaro. E chi lo asseconda chiudendosi gli occhi e non rendendosi conto, o forse rendendosene conto, ma non facendo niente per cambiare questo sistema, è complice di un meccanismo che vede coinvolti trafficanti di vite umani, che vede coinvolti personaggi senza scrupoli e che vede coinvolte persone senza coscienza.